Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera una super ricetta. Super. Super, perché a noi piace tantissimo. Andremo a cucinare il pollo, però lo faremo in agrodolce. Lui lo adora, Marco. Oh. Allora, vi faccio vedere subito gli ingredienti. Pollo già tagliato a cubetti, perché andremo a fare questo, okay. Ma si possono fare anche le fette normali, eh. Okay. Due peperoni, un po' di concentrato. Aspetta, servono rossi o di qualsiasi colore? Io l'ho preso volontariamente il rosso, ah, okay, perché mi piace il rosso. Preferibilmente il rosso. Sì. Poi abbiamo concentrato, okay, acqua, 10 grammi di mais, di amido di mais, un po' di aceto di mele e 20 grammi di zucchero. Okay. Allora, la prima cosa da Quindi, fare... pollo in agrodolce. Pollo in agrodolce, però l'agrodolce, perché aggiungo il mais? Perché io lo faccio addensare, cioè viene una cremina. Okay. Quindi cosa facciamo? Lasciamo i peperoni qua, ci trasferiamo di là e la prima cosa che andiamo a fare è l'agrodolce. Okay. Così lo facciamo riposare un po'. Va bene, ah, si deve riposare. Si deve riposare. Si stanca l'agrodolce. Guarda, non avevo dubbi che tu l'avresti detto. Riposare nel senso che l'alimento, quando lo fai un po' prima, poi si prende anche di sapore. Okay. Allora, padella, andiamo a mettere subito 200 ml di acqua. Ok, padella spenta. La stiamo accendendo. Okay. Nel frattempo io prendo il mio cucchiaio. Intanto, grazie, ho visto la pasta vi è piaciuta. Molti di voi, cioè molti, alcuni mi hanno scritto che la fate anche col pomodoro. Qua questo tipo di pasta si fa senza pomodoro, soltanto con la mudica atturrata. Però ogni regione poi la fa, ovviamente la personalizza. Allora, acqua e zucchero. Facciamo sciogliere lo zucchero. Siamo a fuoco acceso. Amici, una volta sciolto lo zucchero andiamo a mettere dell'aceto di mele. Potete usare anche l'aceto normale, ovviamente. Io preferisco usare questo. Quanto ne stai mettendo? Di aceto 20 ml. Ok. Ok. Dopo che abbiamo messo questo, quindi fiamma bassa, normale, tranquilla, andiamo a mettere un po' di concentrato di pomodoro. Okay. Perché lo voglio colorare. Ok. E cominciamo a girare. L'acqua c'è, il concentrato si scioglie. Quindi zucchero, aceto di mele. Concentrato di pomodoro. E adesso andremo ad aggiungere, io già sento il buon profumo dell'aceto. Andremo ad aggiungere l'amido di mais, in modo tale che questa cremina non venga lenta, proprio diventa proprio una crema. Ok, abbassiamo la fiamma. Aspettate perché mi è rimasto un po' di... Ok, concentrato, e lo devo mettere. A questo punto andiamo a mettere 10 grammi di amido di mais e lo facciamo addensare. Una meraviglia! Buono, io sento un buon profumo di agrodolce. Il profumo è fenomenale, proprio sente questo aceto che io adoro. Adesso l'amido si deve sciogliere. Amici, guardate, si è addensato il nostro agrodolce, non è più liquido. Lo spegniamo e lo andiamo a mettere da parte, quindi lo lasciamo riposare in padella. Intanto torniamo di là e andiamo a pulire i nostri peperoni e a cucinare il nostro pollo. Tagliamo il peperone, prima lo facciamo a metà e lo andiamo a pulire. Togliamo la parte iniziale. Una meraviglia. Ora vi faccio vedere come lo taglio il peperone. Prima lo facciamo a listarelli, togliamo ovviamente i filamenti. Questi si levano. Per fortuna questo è senza semi. Sarà maschio. Sarà maschio. Esatto. E poi lo andiamo a fare a pezzetti. Ok. Viene squisito, ragazzi. A chi piace l'agrodolce, questa pietanza è veramente ottima. A me piace. Ma allora, la domanda è spontanea. Ma a te cos'è che non piace? Vabbè, ma che c'entra? Cosa, amore? Tutto ti piace? Io apprezzo tutte cose. Tutto. La pasta oggi ti piace. Oggi molte persone, molti amici nostri hanno chiesto, ma Marco perché non parla? È silenzioso. Non c'ero io. Oggi non c'era, lavorava, era al lavoro e quindi... Però questo è il pollo in agrodolce, perché io amo l'agrodolce. Anch'io. Per esempio il fegato in agrodolce, lo facciamo, la caponata che c'è all'agrodolce, io amo tutto ciò che c'è all'agrodolce. Vero, anche io. Ok, lo dobbiamo fare tutti a pezzettini, due peperoni. Ok. Amici, ho tagliato i nostri peperoni, dopodiché
ho preso della farina, scusate, quindi prima andremo a cuocere il pollo, lo infariniamo e lo andiamo a fare in padella, andiamo, e poi cuoceremo il peperone. Quindi si infarina con farina normale? Farina 00. Okay. Quindi andiamo da quella parte, ho preparato una padella. Cominciamo a fare il nostro pollo, quindi accendiamo un filo d'olio e cominciamo a infarinare i nostri pezzettini di pollo. Leviamo la farina in eccesso. Questo è il mio, vero? Ma ovvio, ma tutto quello che cucino è la mia porzione. Solo la tua porzione, poi noi, non ti preoccupare, noi ci arrangiamo. Hai messo olio di oliva? Olio d'oliva. Ok, quindi olio si infarina il pollo e si soffrigge. No, si fa cuocere proprio, cuociamo il pollo prima. Okay. Io, vedete, non mi sono fatta fare pezzi grossi, in modo tale che si facciano. Ovviamente questa non è la nostra cena, nel senso è la nostra cena, ma è la mia cena. È solo una porzione, ragazzi, perché altrimenti poi qualcuno mi scrive: Betty, ma rimanete digiuni? No, io vi faccio vedere come si fa, ma poi ne vado a fare ancora. Ok, cuciniamo il pollo in padella. Allora, amici, ho infarinato il nostro pollo, andiamo a condirlo con un po' di sale e mettiamo pure un po' di pepe. Ok, adesso lo dobbiamo fare cuocere, quindi fiamma moderata, altrimenti si brucia, oppure resta crudo. Fiamma lenta lenta e facciamo cuocere il nostro pollo. Amici, il pollo è pronto, anche perché poi andrà a cuocere altri 5 minuti col peperone. Togliamolo, lo mettiamo in una ciotolina. Stessa padella, un filino d'olio ancora. E andiamo a prendere il nostro peperone. Facciamo cuocere il peperone. Si fa soffriggere. Si fa cuocere, amore. Non soffriggere. Allora, anche sul peperone, pizzico di sale e nient'altro. Il peperone senza aggiungere acqua. Facciamolo fare a fuoco, ma proprio dolce dolce. Che lui cuoce solo solo, è meraviglioso il peperone, non c'è bisogno di aggiungere nessuna acqua. Facciamolo cuocere e poi vi faccio vedere il nostro piatto terminato. Domanda. Dimmi. Anche senza coperchio? Senza coperchio, sì, il peperone è tagliato piccolo piccolo. Va bene. Amici, il nostro peperone è pronto, quindi cosa facciamo? Alziamo leggermente la fiamma, io sento dei profumi meravigliosi. Meravigliosi. Mettiamo il pollo, una che abbiamo cotto prima. Una mi ha scritto, amore mio, basta, non fai il pagliaccio che dici sempre una bontà, meraviglioso. Sei un pagliaccio. E io adoro fare il pagliaccio. Ma se questo vuol dire fare il pagliaccio nella vita, ben venga, amore. Mi piace il pagliaccio. Mi diverto. Allora, dopo che giriamo, quindi amalgamiamo il pollo col peperone, questa è solo la porzione di Marco, ve lo vorrei ricordare. Questa è mia. Andiamo ad aggiungere l'agrodolce, che è meraviglioso. E poi guardate, è venuto benissimo. Mamma che meraviglia. Lo prendiamo tutto e facciamo scendere. Che tutti i pezzi. Che profumo. Che parfumo. Che parfumo. E sfogliamo per bene. Guardate, non viene liquida, viene proprio a crema. Ok, adesso lo andiamo a versare in una pirofila. Piatto da portata, sorry. Ah, tutte queste cose grammaticali. È meraviglioso. Mamma mia, che bontà. Ma avete visto quanto è il profumo di aceto si sente? L'agrodolce. L'agrodolce, certo. L'agrodolce, che è una meraviglia. Aspetta che lo sistemo un po'. Questo è il nostro pollo in agrodolce, è buonissimo, ragazzi, non ci vuole nulla, forse quello che cuoce di più è il peperone, ma io lo metto a fuoco basso e il peperone cuoce, che è una meraviglia. E poi questa, qua ci va il pane, Gio. Questa specie di glassa che mi piace farla stringere perché viene a cremina. Spero che vi sia piaciuta come ricetta, se vi è piaciuta la fate. E grazie a tutti quelli che ci sostengono e ci adorano e ci vogliono bene e ce lo dimostrate anche semplicemente con un cuore. Ma grazie anche a chi non ci sostiene e ci critica. Ok. Vuol dire che comunque attiriamo la loro attenzione. Assolutamente, nel bene e nel male. Giustizia per Beatrice, vi vogliamo bene. Buona cena, ciao da Betty. E Marco. A domani, ciao amici.